Ciao a tutte e benvenute sul mio canale. Ci ritroviamo per un nuovo progetto, un progetto primaverile. Andremo a realizzare un cardigan in cotone questa volta. Cominciamo finalmente a spostarci sui progetti veramente eh, primaverili. Allora, per la realizzazione del mio cardigan, io ho utilizzato due cake di, eh, scusatemi, due cake flower di yarn art. Le ho acquistate da Merceria.spillo. Sotto nel box informazioni vi lascio il link di Merceria.spillo. Se foste interessati a realizzare il cardigan con il mio stesso filato, vi dico che da Merceria.spillo, eh, che troverete su Facebook, avrete una varietà e una scelta di colori, una gamma di colori eh, infinita su queste, su queste cake. Sia sulle cake, infinita per modo di dire, ma veramente ne ha proprio tante, c'è l'imbarazzo della scelta sulle e quindi in, avrete la possibilità di scegliere ehm, i colori che più sono vostri per realizzare questo cardigan. Troverete questo filato sia ehm... In, eh, no, normale come lo sto lavorando io, ma anche stesso eh, filato, ma con dentro il l'urex cambia un po' il nome, ma la famiglia è sempre la sua. E potete utilizzare sia uno che l'altro per la realizzazione di questo progetto. Vi leggo: le caratteristiche sono 250 grammi per mille metri con eh, due. Due cake eh, ci state alla grande eh, per la realizzazione di questo progetto. 50% cotone, 45% eh, filato acrilico. Si lavora con, con ferri, ferri uncinetto consigliati, vediamo dove lo dice. Eccoli qua. Dice consiglia eh, ferri del 2,5 mentre l'uncinetto del 3. Io lo sto lavorando tutto con l'uncinetto del 4 e secondo me è perfetto. Quindi per le amanti dell'uncinetto del 4, e so che siamo tante, eh, con questo filato lavorate col 4 tranquillamente. Quindi vi ho detto dove lo trovate, vi ho letto le caratteristiche, vi ho... Let, vi ho mm, vi ho, detto tu, vi ho detto quanto ve ne serve, l'uncinetto come vi ho anticipato è un uncinetto del 4 e lavoreremo tutto il cardigan con l'uncinetto del 4, direi che ora possiamo iniziare eh, a lavorare. La prima cosa che andremo a fare, andrò eh, più che altro a fare, è spiegarvi la struttura di questo cardigan. Quindi eccolo lì il mio quaderno degli appunti. Prendiamo un foglio e andiamo a lavorare insieme. Allora, il nostro cardigan sarà composto da due pannelli che avranno questa forma. Quindi così e così. E saranno due pannelli in questo modo, due pannelli. Ok, identici. Questo pannello... Sarà la metà del davanti, quindi davanti, metà del dietro e questo è il nostro scalfo manica. andremo a realizzare due pannelli di questa dimensione, di, di, di questo, con questa forma, dopodiché andremo a cucire la parte dietro per unire la nostra schiena e poi proseguiremo a lavorare il davanti e il fondo fino a raggiungere l'ampiezza che ci serve per il, nostro, eh, per il nostro davanti, perché avendo comunque il seno l'ampiezza sarà diversa da quella del dietro. Però noi come base dobbiamo andare a lavorare questa, in modo che questa parte sia metà del nostro dietro, allora le cose da sapere sono due: quello che dovete stabilire è prima di tutto la misura del vostro dietro per sapere quanto dovrete andare a lavorare. Quindi, misurate la vostra eh, schiena da spalla a spalla, vi faccio un esempio, io ho 40 centimetri di schiena. Siccome è un cardigan è vero che si metterà in estate, in primavera con sotto una magliettina sottile, però non lo voglio perfettamente aderente. Quindi da quest in questi 4, 40 cm ne ho aggiunti 4 per renderlo morbido. Quindi ho una schiena di 44 cm, un'ampiezza da spalla a spalla di 40 più 4 cm per avere movimento, per avere un cardigan morbido. Quindi il mio la mia metà del dietro dovrà essere di 22 centimetri quindi metà dietro, dietro, 22 centimetri, ok, questa è la prima misura che ci serve sapere per avere una linea e eh, avere un'idea di quanto dobbiamo andare a crescere prima di fermarci e lavorare con l'altro pannello che sarà esattamente uguale, quindi io lavorerò per 22 centimetri. Il davanti lo studieremo dopo. Una volta che abbiamo fatto questo pezzo dove avremo 22 centimetri dietro e anche 22 centimetri davanti, andremo a chiudere sulla schiena. E poi, dopo in un secondo tempo, lavoreremo sul davanti per arrivare alla misura. Il primo passaggio è proprio quello di raggiungere la misura della schiena. E abbiamo deciso quanti centimetri ci servono. Altra cosa eh, da, eh, da stabilire è lo scalfo manica perché il nostro lavoro inizierà proprio montando le catenelle per lo scalfo manica. Allora, approssimativamente, io poi vi darò indicazioni per il mio filato e il mio uncinetto, però vi spiego un attimo in modo che se usate un filato e un uncinetto diversi possiate arrangiarvi anche da sole. Allora, approssimativamente, lo scalfo manica va bene un po' per tutte eh, con la stessa dimensione. L'importante è che non lo facciate, ne è troppo piccolo perché sennò non entra un braccio ma la cosa fondamentale l'errore che di solito si fa è quello di farlo troppo grande pensando poi il braccio non ci passa le braccia ci passano se fate uno scalfo troppo grande poi il cardigan sta male. Sta male perché resta un buco enorme, quindi se fate la manica avrete una manica che inizia proprio veramente larga. Se non fate la manica e lo lasciate smanicato eh, avrete uno scalfo manica proprio largo e non sta bene. Quindi importante non sbagliare la misura dello scalfo manica. Per lo scalfo manica dovete calo, eh, calcolare 18 cm per le due parti lunghe, quindi 18 e 18. E 5 centimetri per la base, quindi 18 più 18 più 5 centimetri. Questo è il calcolo che dovete andare a realizzare. Io, per eh, riuscire ad avere queste misure con il mio uncinetto, il mio filato, vado a montare 75 catenelle. Quindi, se avete il mio filato, potete, siccome la misura di partenza è uguale per tutte, partire con le mie stesse catenelle. Se però avete un filato e un uncinetto diverso, fatevi il calcolino: calcolate quanti centimetri avete, e poi create una catenella che abbia, ehm, eh, boh, che abbia eh, la lunghezza che vi serve. Altra cosa, ultima cosa da calcolare: ci serve un numero di maglie pari più una quindi ovviamente verrà fuori un numero dispari ecco perché i miei 75 perché il punto si sviluppa sul numero di maglie pari ma poi ci serve la, la maglia finale per chiudere il lavoro quindi le mie sarebbero 74 più una di chiusura questo è il calcolo adesso iniziamo il lavoro allora, una volta che la nostra catenella è pronta, io faccio sempre qualche maglia in più perché tanto preferisco andarle poi a smontare piuttosto che eh, magari sb distrarmi, sbagliare il conteggio e poi dover andare a smontare il primo giro. Quindi, fatte le mie 75 catenelle, ne realizzo altre due. Ora, una, due, tre, entro nella quarta catenella di base e vado a lavorare una maglia alta. di nuovo entro nella maglia successiva e lavoro un'altra maglia alta vado a lavorare maglie alte per 32 maglie io vi do le spiegazioni sulla misura che ho fatto io ovviamente se voi avete fatto eh, più maglie perché avete cambiato filato o meno maglie dovrete andare a lavorare le maglie fino a raggiungere i 18, eh, 18 cm di partenza io con i miei 18 centimetri arrivo a 32 maglie quindi vado a lavorare una maglia alta sopra ogni catenella sottostante per 32 volte: una, due, tre, e vado avanti, così, una maglia alta dentro ogni catenella. Ci vediamo quando arrivo a 32, ho lavorato le mie 32 maglie. Nella 33 catenella andiamo a realizzare l'aumento. L'aumento si realizza così. Entro nella catenella e lavoro due maglie alte, tutte e due nella stessa catenella, una e una, due. Due catenelle e sempre nella stessa maglia di base vado a lavorare altre due maglie alte, una e due. In questo modo. Ora riprendo a lavorare le maglie successive, mi raccomando anche la prima perché potrebbe essersi stretta leggermente ma c'è, quindi andate a lavorare anche questa. E arriviamo fino a 42 maglie, quindi 33, 34, 35, 36, 37. 38 39 40 41 e 42 nella 43esima andiamo a fare nuovamente l'aumento questo è il nostro sotto manica eccolo qua qui facciamo l'aumento quindi nella 43esima entriamo e lavoriamo due maglie alte una 2-2 catenelle e di nuovo, sempre nella stessa catenella di nuovo 2 maglie alte una e una due, ora riprendiamo a lavorare le nostre maglie. Mi raccomando, andate a cercare anche la prima maglia che potrà la prima catenella che potrebbe essersi stretta e di nuovo lavoriamo 32 maglie alte quindi una maglia alta dentro ogni catenella e arriviamo a 32 ci vediamo quando abbiamo realizzato tutte 32 le maglie finito il mio giro devo iniziare l'altro allora l'altro è un giro ad archetti quindi mi alzo con 4 catenelle volto il mio lavoro e ora lavoriamo in questo modo salto una maglia di base vado in quella successiva e lavoro una maglia alta So che lo sto facendo con il nero e non si vede, però la lavorazione è talmente eh, basilare e semplice che ci vuole veramente poco. Io ho saltato una maglia e sono andata in quella successiva. Dopodiché una catenella, salto una maglia, vado in quella successiva e realizzo la mia maglia alta. Una catenella, salto una maglia di base, vado in quella successiva, una maglia alta. Una catenella, salto una maglia di base, vado in quella successiva, una maglia alta una catenella salto una maglia di base vado in quella successiva una maglia alta e vado avanti così fino a quando arrivo al mio aumento sono in prossimità del mio aumento allora arrivo vicino all'aumento salto una maglia di base che è questa e vado sulla penultima prima dell'aumento vedete che entriamo proprio nella penultima prima dell'aumento una catenella salto l'ultima maglia di base ed entro direttamente nell'angolo nell'angolo vado a lavorare sempre due maglie alte 2 catenelle e di nuovo due maglie alte una e una due, dopodiché, catenella. Salto la prima maglia alta sottostante ed entro nella seconda, quindi salto questa ed entro nella seconda e lavoro la mia maglia alta. Catenella, salto una maglia, entro in quella successiva e lavoro la maglia alta. Catenella, salto una maglia e in quella successiva lavoro la maglia alta. Catenella, salto una maglia e in quella successiva lavoro la maglia alta di nuovo catenella, salto una maglia, in quella successiva lavoro una maglia alta. Catenella, salto una maglia e vedete che arriviamo nello stesso modo. Quindi io vado a salto questa, vado a lavorare la penultima prima del mio angolo. Catenella, salto l'ultima maglia sottostante, entro nell'angolo e lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle due maglie alte una catenella salto la prima maglia che mi si presenta vado nella seconda e ricomincio a lavorare una maglia alta salto una maglia sottostante in quella successiva un'altra maglia alta catenella sempre una catenella di separazione eh? salto una maglia vado in quella successiva e lavoro una maglia alta catenella, salto una maglia in quella successiva, una maglia alta. Arriviamo così alla fine del giro. Sono alla fine del giro, quindi io lavoro sempre saltando una maglia sottostante, arrivata alla fine una catenella, salto una maglia e vado a chiudere il mio giro entrando nella terza catenella a partire dal basso del giro di partenza e lavoro l'ultima maglia alta. Adesso andremo Aspettate che ho sbagliato, non ho beccato la terza catenella. Eccola qua. Adesso andremo a realizzare tre giri di maglie alte, quindi io vi faccio vedere eh, l'avvio del primo, dopodiché sapete che sono tre giri eh, di maglie alte uguali. Mi raccomando, ricordatevi, l'aumento va fatto sempre nello stesso modo, quindi si entra nel, nell'archetto, due maglie alte, due catenelle, due maglie alte. Allora, mi alzo con una e due catenelle. Di solito se si fanno maglie alte ci si alza con 3 catenelle, a me in bordo non piace, cioè quando mi resta il bordino preferisco 2 catenelle e che il lavoro resti leggermente più stretto. Dopodiché carico il filo, lavoro una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sulla maglia alta sottostante, una maglia alta nell'archetto, una maglia alta nella maglia alta sottostante, in modo da riempire tutti gli spazi. Una maglia alta nell'archetto, una maglia alta nella maglia alta sottostante. Una maglia alta nell'archetto, una maglia alta nella maglia alta sottostante. Ora io lavoro in questo modo fino al primo angolo e facciamo il primo angolo insieme. Sono arrivata in prossimità dell'angolo. In prossimità dell'angolo io lavoro le due maglie che ho sottostanti, quindi una e due. Entro nel mio angolo, lavoro 2 maglie alte, una 2-2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte nello stesso archetto. Subito dopo riparto lavorando le due maglie alte sottostanti, una 2. Che sono quelle dell'aumento precedente per intenderci. Dopodiché, dopo le due maglie sottostanti, abbiamo il primo archetto: quindi una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sulla maglia alta sottostante, una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sulla maglia alta sottostante, fino a raggiungere l'angolo successivo. L'angolo successivo si lavora esattamente come quello che abbiamo fatto adesso. Andiamo avanti così e lavoriamo tre giri di maglie alte, uno l'abbiamo già fatto, ce ne mancano due. Ricordatevi, quando fate i giri di maglie alte, lavorate tutte le maglie sottostante, quando arrivate nel vostro archetto, lavorate due maglie alte, due catenelle, due maglie alte, e poi proseguite. Ci vediamo quando ho finito i miei tre giri. Realizzati i nostri tre giri di maglie alte, adesso andiamo a ripetere il giro traforato. Quindi ci alziamo con una... 2, 3, 4 catenelle. Voltiamo il nostro lavoro e riprendiamo a lavorare saltando una maglia di base e andando a lavorare una maglia alta nella maglia successiva, sottostante successiva. Di nuovo una catenella, salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta. Una catenella, salto una maglia di base, vado in quella successiva, una maglia alta. Catenella. Salto una maglia, vado in quella successiva, una maglia alta. Ora io procedo fino al mio angolo. Arrivata all'angolo ci vediamo che eh, realizziamo l'angolo insieme. Arrivata sull'angolo vedrete che la vostra maglia carde perfettamente come nel primo giro di archetti sulla penultima maglia prima del nostro archetto. Dopodiché una catenella, salto l'ultima maglia alta, entro nell'archetto e lavoro. Due maglie alte. 2 catenelle e nuovamente 2 maglie alte, una e una, due. Una catenella, salto la prima maglia, vado nella seconda e lavoro la mia maglia alta. Una catenella, salto una maglia, vado in quella successiva, una maglia alta. Una catenella, salto una maglia, in quella successiva, una maglia alta e riprendo la mia lavorazione fino ad arrivare... All'angolo successivo, ora qua manca qua lo spazio è piccolo quindi possiamo arrivarci senza che io mi metta a fermare il video. Quindi abbiate pazienza il tempo di farmi arrivare sull'altro angolo e poi lavoriamo insieme così. Vi faccio vedere anche quest'angolo. Poi da qui siete in grado di proseguire da sole perché la lavorazione sarà sempre esattamente uguale. Quindi tre giri di maglie alte. Dopodiché, nuovamente un giro di archetti, tre giri di maglie alte, un giro di archetti, il giro di maglie alte, successivo sarà come quello che abbiamo fatto in precedenza: quindi ehm, una maglia alta sulla maglia alta sottostante, una maglia alta nell'archetto e gli angoli eh, come ve li ho spiegati nel primo giro siamo arrivati anche qui sull'angolo se non avete sbagliato a fare aumenti eh, arrivate proprio perfette quindi l'ultima maglia alta nella penultima maglia del giro sottostante una catenella salto una maglia alta entro nell'angolo e lavoro due maglie alte due catenelle due maglie alte una e una due una catenella sono di nuovo sulle maglie alte, salto la prima maglia alta sottostante, entro nella seconda e lavoro la mia maglia alta. E dopodiché riprendo una catenella, salto una maglia e una maglia alta nella maglia alta sottostante successiva. Una catenella, salto una maglia e vado in quella successiva. Una catenella, salto una maglia e vado in quella successiva. E così realizzo il mio giro di archetti. Ora... Si va avanti con la stessa lavorazione, aspettate che ve lo apro, ecco l'effetto che avrete, avrete proprio l'effetto di un ferro di cavallo, eccolo qua. Si va avanti con la lavorazione sempre allo stesso modo, qui la vedete meglio, quindi abbiamo fatto un giro di magliate e uno di archetti, dopodiché siamo partiti e abbiamo lavorato sempre. 3 giri di maglie alte e 1 di archetti, 3 giri di maglie alte e 1 di archetti, 3 giri di maglie alte e 1 di archetti. E andiamo avanti così fino a raggiungere la misura di questa parte, che è quella che ci interessa, dei centimetri che abbiamo stabilito sia la nostra schiena, quindi nel mio caso 22 centimetri. Quello che vi consiglio è l'ultimo giro prima di andare a staccare il filo, se siete arrivati in misura, è di farlo con le maglie alte, quindi punto pieno. L'ultimo giro di chiusura dovrà essere realizzato con le maglie alte e quindi non con il traforato. Ci vediamo quando abbiamo realizzato tutte e due le parti, tutte e due con la misura che ci serve per la schiena. Una volta che abbiamo finito tutte e due le nostre parti, dobbiamo mettere il lavoro appoggiato con i due rovesci che ci guardano. Andremo ora a cucire la parte centrale della nostra schiena perché il nostro cardigan sarà proprio posizionato in questo modo poi una parte sarà il davanti e l'altra parte sarà l'altro davanti e avremo proprio la cucitura nella schiena quindi ora noi andiamo a cucire questa parte allora abbiamo detto abbiamo i due rovesci davanti prendiamo il nostro lavoro e lo giriamo in questo modo in modo da avere le maglie sia di, un, di una parte che dell'altra che combaciano tra di loro mi raccomando state sul rovescio del lavoro questo è il rovescio e questo è il rovescio in modo da cucire all'interno e poi sul diritto avere il lavoro lineare andiamo a prendere il nostro filo e riprendiamo il nostro uncinetto ora Entriamo sul davanti, nella prima maglia, sul di dietro avremo le due catenelle. Entro nella seconda catenella e vado ad attaccare il mio filo, in questo modo. Ora rientro nella stessa maglia, prendo i miei fili d'avanzo e vado a bloccarli man mano che vado a fare la cucitura. Così non ho poi da chiudere dopo. Entro e lavoro una catenella, in questo modo ho unito le due parti. Ora vado a lavorare una maglia bassissima in ogni maglia che mi si presenta nel giro sotto, quindi entro nella prima maglia sul davanti, nella maglia parallela del mio dietro e vado... Scusate che mi è scappato il filo, quindi entro nella prima sul davanti, nella prima sul dietro e vado a realizzare non una maglia bassissima, ma una maglia bassa, scusatemi. Entro nella terza, entro sia davanti che di dietro e vado a lavorare una maglia bassa. Entro in quella successiva, sia davanti che dietro e vado a lavorare una maglia bassa. Entro sul davanti, entro sul di dietro e vado a lavorare una maglia bassa. Vado avanti così per tutta la lunghezza del mio cardigan. Arrivate alla fine avrete il vostro angolo, quindi lavorate una maglia bassa su tutte le maglie alte sottostanti. Poi entrate nell'archetto e lavorate una maglia bassa anche nel vostro archetto, in questo modo. E ora siamo pronte per staccare il filo. Ecco la nostra cucitura. Eccola qua, e sul diritto avremo questo effetto. Ora quello che dobbiamo andare a fare è eh, cucire le nostre spalle in modo da avere il lavoro pronto per poter poi proseguire. Quindi, per cucire le nostre spalle, io ho preso con il metro la misura di 10 centimetri. Quindi andrò a cucire dall'angolo fino a al eh, il giro di maglie alte prima del terzo 1, 2, 3 del terzo modulo eh, di archetti, quindi cucirò questa parte, ovviamente, avendo lavorato con colori eh, diversi, andrò a cucire la parte chiara col filo chiaro e la parte, poi successiva col filo scuro. Perché sulle spalle non mi piace che poi si veda una riga di effetto di, di, di colore diverso. Quindi, sempre sul rovescio del nostro lavoro andiamo a posizionare la nostra manica eccola qui io ho detto che partirò a cucire dal terzo quindi dal, dal primo giro dopo il 123 dal terzo archetto quindi cucirò da qua alla fine e poi farò la stessa cosa anche nell'altra spalla. Allora, qui il lavoro è sempre uguale, quindi la cucitura è sempre uguale, solo che non abbiamo le maglie pronte mentre sulla lunghezza avevamo proprio le asoline per entrare, qui abbiamo le maglie alte eh, lavorate. Quindi dobbiamo un attimino eh, riuscire noi a trovare il passaggio dove andare ad attaccarci. Io entro in tutti e due i fili, carico il mio filo. E vado a chiudere ora parto a lavorare le mie maglie basse quindi una dentro nella maglia una tra la maglia alta una dentro nel nodino vedete che c'è un nodino di lavorazione quindi entrerò nel nodino sia davanti e che dietro e lavorerò la mia maglia bassa e una poi dentro nella lunghezza della mia maglia alta l'importante è che teniate il lavoro parallelo e poi contate le maglie che andate a realizzare e le stesse maglie che realizzate da questa parte poi andrete a realizzarle anche dall'altra. Io ora cucio la mia spalla, cucio anche l'altra e poi ci vediamo per proseguire. Una volta che abbiamo chiuso il nostro cardigan e quindi abbiamo una struttura da poter indossare e provare, vi accorgerete che il vostro, mentre la schiena, se avete preso le misure giuste, sarà perfetta, il vostro davanti non andrà a chiudersi. Anzi, se avete un pochino di seno, un po' di seno abbondante, ma non c'è neanche bisogno di averne proprio tanto abbondante perché io... L'ho provato, non sono estremamente prosperosa eppure non, non, non mi ci arriva lo stesso. Vi renderete conto che la vostra parte davanti resterà parecchio aperta. Quindi ora cosa andiamo a fare? Senza che ve lo faccio vedere perché i punti sono sempre gli stessi, ve lo spiego eh, semplicemente a parole. Ci riattacchiamo sul davanti del nostro lavoro o da un lato o dall'altro dove preferite e andiamo a lavorare con lo stesso punto e quindi la stessa lavorazione che abbiamo utilizzato fino adesso sviluppando il contorno del nostro cardigan, quindi partendo da un'estremità, io adesso qui avevo finito con due giri di maglie alte, mi manca il terzo giro, quindi partirò lavorando le mie, tre, le, le mie maglie alte. Farò il mio giro di maglie alte che partirà da un estremo, quindi mi alzerò con le tre catenelle, lavorerò tutta la mia lunghezza fino ad arrivare al mio angolo. Al mio angolo entrerò e lavorerò. Il mio solito angolo quindi due maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Dopodiché proseguirò a lavorare per tutto il contorno. Quindi il mio fondo, qui dove abbiamo la giuntura, state attente a lavorare le maglie che vi servono. Ricordatevi che il multiplo di maglie che ci servono eh, è un numero di maglie eh, pari quindi eh, no, non crea. Eh, No, scusatemi, è un numero di maglie dispari perché abbiamo la fine, non è in circolare, quindi un numero di maglie dispari. Quindi ricordatevi sempre di ehm, creare comunque eh, maglie anche qui dove c'è la giuntura in modo che in tutto il vostro giro voi ri vi ritroviate con un numero di maglie dispari. Questo è importante perché se no quando andate a fare il giro con eh, i ventaglietti non vi ritrovate più poi sull'angolo, semplicemente per, per quello. Lavoriamo poi. Tutto l'altro contorno, sotto, riarriviamo all'angolo e lavoriamo nuovamente il nostro angolo e poi torniamo in su fino alla fine. Non andiamo a lavorare il collo. Quindi, una volta arrivata all'estremità in alto del mio cardigan, mi fermerò, mi alzerò di nuovo con 3 catenelle e riprenderò il lavoro. Io proseguo ancora per un po', lavorando 3 giri di maglie alte e un giro di archetti. Dopo magari cambieremo punto, però per questa parte finché non arriviamo ad avere la misura che ci serve per il nostro davanti, preferisco andare avanti con la stessa lavorazione. Ognuno deve lavorare finché le due parti davanti non arrivano a, eh, non dico a sormontarsi perché essendo un cardigan estivo non, non ha molto senso che si vada a sormontare, però almeno che eh, si avvicinino. A, a chiudersi insomma cioè se vi piace che resti un pochino aperto va bene se lo provate in questo momento e vi calza in questo modo capite tutte quante che dobbiamo andare ad avvicinarci quindi io adesso lavoro e vado avanti ad allargare per la mia misura finito di allargare vi dirò anche quanto sono cresciuta così da darvi una linea guida però eh, quella, la cosa importante è che ve lo proviate addosso e che ognuna di noi stabilisca quanto gli serve crescere per poter ehm, a arrivare eh, a ad avvicinare le due parti. Mi raccomando, ricordatevi la stessa lavorazione, quindi per questo non c'è bisogno che io ve la faccia vedere, l'importante è che voi vi ricordiate sempre di lavorare il vostro angolo, perché noi qua dobbiamo ancora andare a crescere. Fate tutto il giro, una volta che avete lavorato sulle maglie della chiusura, Riprendete a lavorare e andate avanti in giri di andata e di ritorno. Ci vediamo quando il lavoro eh, sul davanti si è concluso. Allora, io ho lavorato 1, 2, 3, 4 giri in andata e ritorno per allargare il mio, eh, il mio cardigan sul davanti. Ora sono arrivata provando il mio lavoro. Io sono arrivata alla misura, quindi i miei due, i miei due lembi si, sul davanti si accostano. Tenendo conto che poi faremo anche un pochino di rifinitura, io sono arrivata più, più di così. Non, non vado ad ingrandire voi, come vi avevo già detto. Aspettate, che accendo la luce, ok. Come vi avevo già detto, proseguite a lavorare in questo modo fino a che non vi sembra di essere arrivate alla, alla misura che permette ai vostri due davanti di accostarsi. Una volta che ci siete arrivati, io ho staccato il filo e adesso dobbiamo proseguire solo ed esclusivamente sul fondo del nostro cardigan, perché adesso non c'è più da farlo ingrandire, ma bisogna farlo eh, semplicemente allungare. Quindi, volto il mio lavoro in modo da attaccarmi. Allora, questo è il davanti. Io prendo il lembo sotto in modo da attaccarmi e poter lavorare semplicemente in giri di andata e di ritorno adesso il mio fondo del cardigan. Cambio nuovamente l'inizio del, del mio filato perché sto giocando di contrasti di colore, quindi mi serve la parte chiara. Stando sul diritto del lavoro, noi abbiamo il nostro angolino dove abbiamo fatto due catenelle. Allora io entro nella prima catenella che ho realizzato e vado ad attaccarmi col mio filo. In questo modo, ora ho lavorato 1 e 2 giri di maglie alte. Qui dovete gestirvi un attimino voi a seconda di quanto avete allargato e come avete finito. Quindi, a seconda di come avrete finito, ripartirete lavorando eh, il punto che vi serve. Io ho finito con due giri di maglie alte. Devo andare a realizzare il terzo giro di maglie alte, rientro nella solina e vado ad alzarmi con una, due, tre. 3 catenelle in sostituzione a una maglia alta, dopodiché, sempre dentro nell'angolo, io vado a lavorare un'altra maglia alta in questo modo poi passo a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta del giro sottostante. In questo modo teniamo il lavoro diritto quindi non ci sarà lo scalino passando dall'angolo dalla lavorazione angolare alla lavorazione lineare. Quindi mi raccomando, non mangiatevi maglie lì e ripartite a lavorare le vostre maglie alte normalmente passando da un'estremità all'altra solo del vostro fondo <ride> allora l'unica cosa che dovete considerare è che il nostro disegno ad archetti ha bisogno eh, è un multiplo di due perché noi abbiamo una maglia alta e una catenella questo è il disegno ma dobbiamo finire con una maglia alta in più quindi vuol dire che il nostro multiplo deve essere eh, non c'è un multiplo in realtà ma ci serve un numero di maglie che finisca dispari quindi man mano che andate a lavorare realizzate un numero di maglie dispari se ve ne manca una eh, andate a fare un piccolo aumento magari nel centro che così non si vede e, e non va a cambiare la lavorazione però vi serve proprio un multiplo di maglie dispari quindi importantissimo importantissimo questo perché sennò poi non vi torna eh, la lavorazione ad archetti cioè arrivereste eh, se, vi, se vi trovate un numero di maglie pari arrivereste alla fine del giro che eh, avete la catenella e non sapete più dove andare a chiudere il vostro lavoro quindi io ora proseguo fino in fondo vado a lavorare tutto il mio fondo del lavoro e ci vediamo sull'altro angolo quindi sull'altro angolo così andiamo a chiudere insieme l'angolo e poi proseguiamo da sole per tutta la lunghezza siamo arrivati in prossimità del nostro angolo allora noi lavoriamo maglie alte sulle maglie alte sottostanti fino ad arrivare proprio al nostro archettino nel nostro archettino lavoriamo una maglia alta nell'archetto e la seconda maglia alta nella seconda catenella che compone il nostro archetto così e abbiamo raddrizzato. Ora dobbiamo tornare indietro. Quindi e io devo tornare indietro con la lavorazione ad archetti. Quindi mi alzo con una, due, tre, quattro catenelle volto il mio lavoro. E riprendo a lavorare tornando indietro il mio lavoro ad archetti. Quindi salto una, una maglia sottostante, vado in quella successiva e lavoro la mia maglia alta. Una catenella, salto una maglia e in quella successiva lavoro la mia maglia alta. Così per tutta la lavorazione arrivate alla fine, chiuderete nell'ultima maglia che avete lavorato dopodiché ripartirete quindi lavorando le 3 catenelle e eh, di nuovo tutte le maglie alte la lavorazione è sempre la stessa quindi di difficile nella lavorazione non c'è niente c'era solo da e c'è solo da stare attenti all'angolo quindi proprio a costruire eh, il nostro proseguimento di cardigan restando dritte quindi non andando né in esterno né in interno. Se lavorate in questo modo vedrete che il lavoro vi viene perfettamente lineare. Poi quando andremo a fare le rifiniture andremo ad aggiustare eh, ovviamente il, il, la lavorazione in modo che poi con la rifinitura questa parte diventerà un tutt'uno. Però se rimanete diritte e riuscite a rimanere diritte, il vostro lavoro sarà molto più pulito e molto più lineare. Benissimo, proseguiamo così per un po' di lunghezza. Io lavoro ancora un pochettino, poi quando dovrò cambiare il, il, il filo o il colore andr andrò a costruire quello che sarà la nostra manica, così vi faccio vedere anche quella e poi andremo avanti nuovamente. Prima di proseguire oltranza con il resto del corpo e quindi andare a consumare un po' della mia, delle mie cake, voglio farvi vedere come realizzare le maniche. Allora... Ho Cambiato leggermente la lavorazione sulle maniche, io sono andata a lavorare due giri di archetti e due giri di maglie alte. Quindi, la lavorazione è sempre quella, ma meno fitta: due giri soli di maglie alte pieni e due giri consecutivi di archetti. Altra cosa che sono andata a realizzare, io ho lavorato un tot di giri senza fare diminuzioni. Poi ho iniziato a fare due diminuzioni solo su un giro di maglie alte, quindi sul primo giro di maglie alte una diminuzione su un fianco, una diminuzione sull'altro, il giro successivo di maglie alte, nessuna diminuzione e due giri ad archetti, nessuna diminuzione. Subito dopo, quando ricomincio col giro di maglie alte, una di diminuz du due diminuzioni sul giro di maglie alte, nessuna diminuzione sul secondo e nessuna diminuzione sugli archetti. Questo perché volevo che la mia manica si stringesse un pochino ma non esageratamente ho lavorato diminuzioni fino ad un certo punto dopodiché l'ultimo pezzettino non mi serviva più che diminuisse e quindi ho smesso con le diminuzioni questa è la nostra eh, manica ora andiamo ad iniziare la lavorazione dopodiché vi farò vedere quando arrivo a fare le diminuzioni come si realizzano le diminuzioni e poi potrete proseguire da sole per tutta la manica allora andiamo sul nostro scalfo manica io prendo il filo e dentro direttamente nel centro sotto nello scalfo manica sotto nel centro tra una maglia e l'altra non vado a lavorare sulle catenelle ma vado a lavorare tra una maglia e l'altra mi attacco e ora inizio alzandomi con una due tre 3 catenelle. Vado a lavorare una maglia alta tra ogni maglia, non sulla maglia alta, ma tra ogni maglia alta sottostante, fino ad arrivare all'angolo. All'angolo andremo subito a realizzare la prima diminuzione per creare un pochino di curvatura. Allora, eccomi sull'angolo, sono a una maglia prima del nostro angolino. Eccola qui. Vedete? Una maglia, l'angolino, una maglia andremo a fare la diminuzione quindi entro nella maglia prima dell'angolo e lavoro metà di una maglia alta entro nell'angolo e lavoro metà di una maglia alta entro subito dopo il mio angolo quindi nella maglia successiva e lavoro metà maglia alta quando ho quattro fili sull'uncinetto vado a chiuderli tutti insieme e ho realizzato la mia diminuzione ora per il resto della mia lavorazione quindi per il resto della mia manica io vado a lavorare, fatemi controllare prima che vi dico una stupidata. No, vado sempre a lavorare tra una maglia alta e l'altra, quindi non sulle maglie alte ma tra una maglia e l'altra. E proseguo così per tutto il giro. Mi raccomando, contate le vostre eh, maglie perché quelle che fate sulla manica dovete anche andare a realizzarle sulla manica successiva. Ci vediamo quando siamo di nuovo sull'angolo dall'altra parte per fare la diminuzione insieme. Siamo di nuovo sull'angolo, quindi andiamo nella maglia prima dell'angolo e lavoriamo metà maglia alta. Di nuovo nell'angolo e poi sull'altra prima. Eccolo qua. E poi proseguiamo a lavorare fino alla fine del giro. Arrivate alla fine del giro, dovete arrivare con un numero di maglie pari, mi raccomando. Andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Ora andiamo a realizzare i due giri di ehm, archetti, quindi mi alzo con 4 catenelle, salto una maglia, vado in quella successiva, lavoro una maglia alta, salto una maglia, lavoro in quella successiva, una maglia alta, una catenella, salto una maglia, vado in quella successiva, una maglia alta. Così per tutto il giro e ci vediamo alla fine. Arrivate alla fine del giro, una catenella, salto una maglia, entro nella terza catenella a partire dal basso e vado a chiudere. Per fare due giri di archetti uno sopra l'altro mi alzo di nuovo con 3 catenelle più una di separazione, salto l'archetto, vado sulla maglia alta e lavoro una maglia alta. Una catenella, vado sulla maglia alta sottostante e lavoro una maglia alta una catenella vado sulla maglia alta sottostante e lavoro una maglia alta. Vado a fare av avanti a fare tutto questo giro lo chiuderò nello stesso modo. Il giro successivo che sarà tutto di maglie alte saranno una maglia alta sulla maglia alta sottostante, una maglia alta nell'archetto proprio come abbiamo fatto per tutta la lavorazione del nostro cardigan. Io ora procedo lavorando due giri di archetti e due giri di maglie alte, ve li faccio vedere così li avete ben chiari. per Vediamo, eh? Contiamo gli archetti, gli spazi degli archetti, aspettate che infilo una mano sotto così riuscite a vederlo bene anche voi, eccolo qua. 1, 2, 3, 4, finiamo eh, l'ultimo giro di archetti, del quarto blocchettino di archetti e poi ci rivediamo per iniziare le diminuzioni. Ok, quando arriva il momento poi di andare a fare le diminuzioni, nel primo giro di maglie alte noi lavoreremo due diminuzioni, quindi io inizio lavorando una maglia alta con le 3 catenelle, una maglia alta all'interno dell'archetto, una maglia alta sulla maglia alta sottostante, ma ne lavoro solo metà. Carico il filo, entro nell'archetto, lavoro un'altra metà. Quando ho tre fili sull'uncinetto carico e chiudo in questo modo ho fatto la prima diminuzione, poi riparto a lavorare una maglia alta sulla maglia alta sottostante, una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sulla maglia alta sottostante, e arrivo così alla metà della mia manica. Quindi, in parallelo, vado proprio sull'altra parte della mia eh, della mia manica, per andare a fare la seconda diminuzione. Ora ci arrivo in un attimo, intanto, fatta la, le, fatte le due diminuzioni nel giro successivo di maglie alte, non andrò a realizzare nessuna diminuzione. Se volete fare una, una manica come la mia, se la volete più stretta, nessuno vi vieta di andare a realizzare una, eh, no, per forza, due diminuzioni, perché noi, poi, abbiamo la lavorazione ad archetti, nella lavorazione ad archetti dobbiamo trovarci con un un tot di maglie che siano sempre pari quindi se volete la manica più stretta dovete andare a fare anche nel secondo giro due diminuzioni dovete sempre lavorare facendo due diminuzioni su ogni eh, riga quando arrivate alla metà proprio della vostra manica andate a fare nuovamente la diminuzione quindi io lavoro la mia maglia alta normalmente sulla maglia alta sottostante entro nell'archetto lavoro metà maglia alta Entro sulla maglia alta sottostante, lavoro un'altra metà maglia alta quando ho tre fili sull'uncinetto, vado a chiudere e poi riprendo a lavorare normalmente per tutto il mio giro. Questi sono, sono i giri di diminuzione che io sono andata a fare. Ho lavorato di giri di diminuzione, adesso ve lo dico sempre contando i quadratini, quindi 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 sono andata a fare 7 moduli con le diminuzioni dopodiché l'ultimo pezzo l'ho fatto senza però anche qui voi guardate quanto volete stringere e fermatevi quando lo decidete voi sono andata a finire il mio giro facendo cioè la, sono andata a finire la mia manica scusatemi facendo due giri di archetti e un giro solo a, a maglie alte Mm, solo un giro a maglie alte perché poi la rifinitura anche delle maniche andremo a farla in un secondo tempo quando poi faremo la rifinitura di tutto il corpo benissimo io procedo con la mia manica ci vediamo a maniche finite allora una volta finite le nostre maniche una volta raggiunta la lunghezza del corpo che desideriamo non dobbiamo altro, eh, fare altro che andare a fare i giri di rifinitura io come rifinitura ho scelto una lavorazione semplicissima perché non, non non volevo esagerare, già il cardigan comunque appare appariscente avendo questi eh, giochi di colore. Quindi io andrò a realizzare due giri semplicemente di mezze maglie alte per tutto il perimetro del mio cardigan e anche sulle maniche. Mi sono attaccata all'angolo in basso e adesso vado a lavorare. Vi faccio semplicemente vedere come andare eh, come iniziare il lavoro dopodiché eh, potrete proseguire per conto vostro mi alzo con due catenelle e poi lavoro una mezza maglia alta nella maglia alta nello spazio della maglia alta sottostante una mezza maglia alta nel nodo di congiunzione delle maglie alte in questo modo dovrei più o meno riuscire a rimanere omogenea nella lavorazione non tirate il lavoro e lavorate una mezza maglia alta dentro lo spazio quindi l'archetto che si crea delle maglie alte ovviamente anche quando andate sull'archetto lavorate una mezza maglia alta all'interno dell'archetto e poi una mezza maglia alta nel nodino di lavorazione vedete dove vado a lavorare io in questo modo e in questo modo vado a rifinire tutto il mio bordo. Andrò a fare due giri di rifinitura delle di tutto il mio corpo e poi avrò finito. Quando arrivo sul collo, quindi alla fine del mio davanti, andrò a lavorare una mezza maglia alta, vediamo se riesco a farvi vedere. Nella terza catenella Dopodiché andrò a realizzare altre due mezze maglie alte nella stessa catenella per poter voltare il lavoro e proseguire eh, per, sul mio collo. Quindi nell'ultima maglia della lunghezza del corpo per voltare sul collo andrò a lavorare tre mezze maglie alte all'interno della terza catenella a partire dal basso del mio lavoro. Tutto qui. E vado avanti così per due giri. Stessa cosa poi andrò a fare sul polsino. Quindi anche sul polsino andrò a realizzare due giri completi di mezze maglie alte. E il mio progetto è finito in questo modo. Non mi resta poi che eh, nascondere i fili e dare un svaporata o comunque una sciacquata al lavoro per far stendere la lavorazione. Benissimo, io spero di essere stata chiara e, e di essermi espressa nel modo giusto per farvi realizzare questo cardigan, un cardigan che va benissimo per qualsiasi fisicità e va benissimo addosso veramente a, a chiunque per tutte le taglie. Se vi è piaciuto fatemelo sapere, se avete voglia raggiungetemi nel gruppo insieme tra chiacchiere e gomitoli su Facebook, nella descrizione vi lascio il, il link per raggiungermi direttamente nel gruppo e ci vediamo qui eh, con il prossimo tutorial.